Mentre Frontex avvisa che potrebbero arrivare 300.000 immigrati provenienti dalla Libia, nel centro di Roma, nel quartiere di Monteverde, è stata allestita una tendopoli. Un luogo prediletto dalla vecchia Roma borghese che da Trastevere si è trasferita nel Verde a pochi chilometri di distanza, ma che ora si trova a fare i conti con l'emergenza immigrazione. UFCS Report è entrata in quello che è a tutti gli effetti un nascente centro accoglienza profughi all'interno della Croce Rossa di Roma. Come Croce Rossa di Roma siamo stati chiamati a valutare la possibilità di accogliere temporaneamente degli immigrati, tra l'altro già riconosciuti, fotosegnalati. Quindi sono un'accoglienza temporanea con un limite di tempo intorno a una settimana, grosso modo. Poi verranno accolti in altri luoghi, in altre parti del Lazio, dell'Italia, insomma. Quindi questo è un centro d'accoglienza momentaneo, temporaneo, per poi essere smistati? In emergenza sicuramente, anche perché sappiamo che sulle coste italiane sono sbarcati oltre gli 8.000 immigrati, quindi c'è proprio un'emergenza nell'emergenza. In questo momento quante persone potranno essere accolte? In questo momento, nell'immediato, noi abbiamo una trentina di persone. Nei prossimi giorni, nelle prossime ore, potremmo arrivare al massimo 150, ma insomma non sappiamo bene comunque i tempi di permanenza totale. C'è la possibilità di allargare, ossia mettere più tende? No, questo non è previsto. Anche se il progetto dovrebbe essere momentaneo, intanto sono state già montate 20 tende che possono ospitare 6 persone l'una. Che cosa sta succedendo qua? Il governo Renzi ha deciso di mettere una tendopoli all'interno del territorio di Monteverde e quindi interessando i quartieri, tutto il quartiere Monteverde e Portuense. Chiediamo che le tendopoli vengano spostate altrove, chiediamo sicurezza, chiediamo servizi e non immigrazione incontrollata sul nostro territorio. C'è malcontento tra gli abitanti del quartiere, già parecchio preoccupati dallo stato di abbandono in cui versa il Forlanini, segnato da episodi drammatici come la morte della giovane Sara, nei locali abbandonati dell'ospedale. In molti urlano a gran voce la volontà di non voler trasformare il loro quartiere in un punto d'accoglienza per questi migranti. La loro voce, però, rischia di rimanere inascoltata. Che cosa sta succedendo qua? Ma è arrivata la notizia, hanno allestito all'interno del sito della Croce Rossa di via Ramazzini un parcheggio con una tendopoli, circa 150 posti letto, ne stanno facendo un altro da un altro lato sempre all'interno della Croce Rossa, quindi arriveranno 300 persone extracomunitarie. Al momento non sappiamo se siano effettivamente rifugiati di guerra o i soliti extracomunitari migranti, diciamo cosiddetti economici. 36 sono arrivati questa notte, sono tutti maschi. La situazione sta diventando esplosiva, qui già c'è Villa Maraini che è un centro per la tossicodipendenza, insomma la zona tra Monteverde e Portuense qui si popolerà di circa 300 persone, non so da dove vengono, non c'è nessun tipo di sicurezza perché se parlate con i custodi sono molto preoccupati perché ovviamente non avranno nessuna possibilità di fermarli all'ingresso qualora volessero uscire. Chiediamo anche al ministro Angelo Alfano in qualche modo di intervenire in maniera chiara per capire come la città di Roma, che è quella che paga in qualche modo di più lo scotto della presenza di rifugiati politici e di profughi. Noi vogliamo che Roma torni ai livelli di Firenze e di Torino, dove comunque la quota è molto più bassa, perché pensiamo che sia giusto così e non debba pagare la capitale d'Italia che già ha tante tante altre criticità.